è diventata un'autentica leggenda conquistando un successo dietro l'altro. È considerata una dei personaggi sportivi più vincenti di sempre. Ma non solo, abbandonata la vasca, ha saputo conquistare critica e pubblico anche in altre vesti, approdando in televisione. Parliamo naturalmente di La Divina, che dopo aver vinto tutto quello che era possibile nel nuoto mondiale, è diventata un personaggio televisivo. Come giudice di S Got Talent ha ottenuto anche l'approvazione dei colleghi. Ecco cosa ha detto di lei Frank Matano: è tenace, impara in fretta e si è calata perfettamente nella parte. Così nel suo futuro ci sarà ancora tanta televisione sicuramente, oltre all'impegno come membro del CIO. Ma nella nuova puntata di Striscia la Notizia di venerdì 15 ottobre la bella Federica ha ricevuto un bel tapiro d'oro. Il motivo? Le dichiarazioni di che proprio qualche giorno fa l'aveva tirata in ballo. Prima relativamente ad un presunto flirt tra i due e poi sotto il profilo sportivo. Prima di tutto ha smentito le voci su una storia con solo una leggenda metropolitana. E poi le frecciate, sul piano sportivo, nei 2 anni a Verona, ho visto nascere la creatura, la Divina appunto. A 16 anni era già principessa, nonostante non avesse vinto ancora nulla. Fede o la ami o la odi. Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico, ma è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra ancora adesso, diciamo la verità. Ovviamente non poteva non rispondere e all'inviato di Striscia la Notizia ha spiegato: grazie per il tapiro, mi sono davvero attapirata, le parole della nuotatrice. Ci sono rimasta male, ha aggiunto, perché quando lo incontro, Massimiliano è sempre molto piacevole. Avrei preferito che quelle cose me le dicesse vis a vis. E poi la domanda fatidica: c'è stato un flirt tra voi? Leggi anche. A questo punto ha risposto: flirt è una parola grossa. C'è stato qualche bacio alla missione per la prima volta della campionessa, ma io allora avevo 16 anni e lui 10 di più, 26. Insomma, qualcosa c'è stato davvero, ma poi il rapporto forse si è un po' incrinato fino a quelle dichiarazioni che la Divina non pare aver preso troppo bene.